essenzialmente tutta quella che oggi è la Russia occidentale, parti della Bielorussia e l'Ucraina, cioè partendo essenzialmente dal Baltico e attraversando via Novgorod, la grande pianura russa e attraverso i corsi d'acqua, i vari aghi scendevano, i commercianti russi, o a est verso il Volga, o giù per il Dnipro fino al Mar Nero. Su questa rotta vengono fondate le grandi città della Russia antica, Smolensk, Pskov, Novgorod, Chernigov, Kiev, e è proprio a Kiev che avviene uno dei momenti salienti della storia di questo agglomerato di principati, la conversione all'ortodossia. Vi è una leggenda in cui si dice che Vladimiro decise di convertirsi all'ortodossia, Vladimiro il Gran Principe di Kiev, perché i musulmani, gli ebrei non avevano lo Stato, i musulmani non bevevano e bere era la gioia del popolo russo. In realtà vi è anche un'altra leggenda che racconta di come Vladimiro avesse mandato suoi funzionari in varie parti d'Europa e del Mediterraneo a vedere come si svolgevano le funzioni religiose, e questi funzionari erano restati estasiati dalla bellezza sfavillante delle cattedrali e delle basiliche a Costantinopoli e dal Canto. La Russia dell'epoca non era la Russia di oggi e non era l'Ucraina di oggi. Voi oggi se aprite un manuale scolastico in Russia o in Ucraina, vi proveranno a convincere che queste terre fossero l'antecedente, l'antenato di quegli stati che vediamo oggi. Nulla di più falso, anche perché questi territori, lo vediamo in quest'altra mappa, spesso si trovavano a dover confrontarsi con i popoli nomadi che nella vasta area dell'Eurasia settentrionale, quindi dal Mar Nero al Pacifico, si alternavano. E di solito saccheggiavano, perché questo era all'epoca, le popolazioni stanziali. Però attenzione, anche qui non è sempre stato un rapporto di conflitto. Uno studioso svizzero che ha pubblicato un libro che nel 92 ha cambiato la percezione della storia dell'impero russo, Andreas Kappeler, il libro è stato tradotto in italiano nel 2006, si chiama La Russia, storia di un impero multietnico, parla di politica della steppa, una politica in cui i popoli stanziali, i popoli nomadi provano sempre a trovare degli accordi e a scegliere più volte non di confliggere, ma di coesistere. E questo si vede anche nella politica matrimoniale dei principi di Kiev, che sposano o fanno sposare donne provenienti dai vari popoli nomadi. Perché mi sto dilungando su questi popoli? Perché anche questi popoli fanno parte della narrativa proposta dalla narrazione, scusate, narrativa è un russismo, dalla narrazione proposta da Putin. 2 anni fa, durante la prima ondata della pandemia, Putin dichiarò che i russi avrebbero sconfitto il coronavirus come sconfissero i cumani, Palafsi in russo, e i peceneghi. Questo fu
di là a una quantità di meme terrificanti. La professoressa Carbone lo sa bene, la Russia è un generatore continuo di meme, però fa capire anche una visione molto manichea, perché poi in realtà nella Rus' kievana vi erano regine e principesse provenienti da questi popoli. Perché la Rus' kievana era divisa in varie parti? Lo vediamo qua. Ci sono i principati, c'è la Galizia-Volinia, c'è Kiev, Pereiaslav, Chernigov, Rostov-Suzdal, Smolensk, Polotsk e la signora Novgorod la Grande, l'unica a essere una repubblica oligarchica in questo contesto. Erano divisi in vari principati perché il sistema ereditario nella Rus tendeva a frammentare i possedimenti. Quindi non vi era la successione solo del primogenito, ma il primogenito prendeva casomai Kiev. Il secondo genito prendeva casomai la Galizia, il terzo genito prendeva Smolensk e così via. Questo presto creò un indebolimento che divenne totale quando arriva quella che è stata una delle principali imprese della storia, cioè la conquista mongola. Tra il 1237 e il 1242 i mongoli, guidati già dopo un primo tentativo fatto da Genghis Khan nel 1219 e nel 1223, prendono d'assalto i vari principati russi, che vedete qui, questi qui tutti colorati così, scritti in cirillico, sono loro. Le freccette nere sono le avanzate dei mongoli. Dalle cronache noi sappiamo che la distruzione fu massiccia. In alcuni casi, ad esempio Vladimir, si trattò di una vera e propria presa seguita a una vera e propria distruzione della città. Questo divise il sistema della Rus in due sfere, una nord-orientale, dove emergeva dall'indebolimento delle altre città, ad esempio Ryazan, che era stata anch'essa distrutta, la prima Ryazan, che ora si chiama Pereiaslav-Ryazanskij, dai mongoli, Vladimir e altre, l'emergere di Mosca, che non era una città così antica. Mosca è stata fondata solo nel 1147. Dall'altro lato, il passaggio delle terre attorno a Kiev e ad occidente di Kiev nell'orbita di un altro grande attore dell'epoca, oggi lo definirebbero gli specialisti in televisione, un attore geopolitico, che era il Granducato di Lituania, che assume il controllo di quell'area che oggi corrisponde grossomodo all'attuale Bielorussia, all'Ucraina e alla regione di Smolensk nella Federazione Russa, e che fa proclamare ai granduchi di Lituania la propria discendenza e il proprio diritto a rivendicare questa discendenza della contiguità della Rus'. C'è una differenza però. I lituani si erano convertiti al cattolicesimo. La Lituania è stata una delle ultime, è stato uno degli ultimi stati pagani nella storia d'Europa. Convertitisi al cattolicesimo, il fatto che vi fosse tanti slavi orientali che erano ortodossi rendeva difficile l'integrazione di ampie masse all'interno dei domini lituani.
In più, Lituania dell'epoca cominciava ad avere rapporti sempre più intensi fino ad arrivare all'unione personale con la Polonia. Noi vediamo qui in questa cartina che vi sono questi territori, uno color cappuccino, uno color cacao, che sono i territori delle, più o meno corrispondenti all'attuale Bielorussia e Ucraina. I territori in verde chiaro, sono i territori dei principati russi che erano sotto la tutela dell'Orda d'Oro. Mentre per i russisti in ascolto forse dirà qualcosa questo nome, Aleksandr Nevskij, manteneva Pskov e Novgorod fuori dalle pretese dell'ordine di Livonia, e vi è un meraviglioso film di Sergei Eisenstein su questo, i lituani consolidavano il proprio potere nei territori dell'attuale Ucraina e dell'attuale Bielorussia, con la differenza che in questi territori non era restato però, era stata una collaborazione e un'integrazione delle elite locali, delle nobiltà locali, nel contesto lituano. Mentre invece nei territori soggetti all'Orda d'Oro, questa integrazione non era avvenuta per differenze religiose e per il ruolo della Chiesa ortodossa nel mantenere una certa proto-identità nazionale. Ora questo è importante e levo un attimo la presentazione perché questa è una cosa che va spiegata bene. Allora, quando Putin è intervenuto prima con il suo articolo del 12 luglio del 2021 sulle origini storiche degli ucraini e dei russi, e poi con il discorso del 21 febbraio, ha parlato di come l'unità spirituale degli ucraini e dei russi fosse stata infranta dai polacchi. A che cosa si riferiva? Si riferiva all'adozione nel 1596 da un concilio di vescovi ortodossi nei territori a quell'epoca appartenenti alla Polonia-Lituania, dell'unia, cioè dell'atto di unione della propria chiesa a Roma. Questa chiesa viene chiamata Chiesa Russa Unita, da cui la parola uniate, che inizialmente era dispregiativa, e che mantiene il rito ortodosso, per cui oggi viene chiamata greco-cattolica, ma obbedisce al Papa e quindi si pone fuori da quella che è l'influenza patriarcale. Questo era importante perché? Perché nel corso dei secoli il titolo di patriarca, che era stato adottato dopo il battesimo della Rus' da quelli che erano i vescovi di Kiev, era passato prima a Vladimir e poi a Mosca. In questo modo qui vi è una distinzione. Per i contadini in realtà cambiava poco, perché per loro il Papa era a Roma, non contava tantissimo, si continuava comunque ad utilizzare le stesse preghiere, gli stessi riti che vi erano nell'ortodossia inizialmente. Poi vi è tutto un processo di conformazione del rito sempre più
verso i dettami di quelli che venivano chiamati latini, no? Cioè i cattolici romani. L'influenza della Chiesa greco-cattolica è forte perché, un attimo solo che qui la faccio vedere, perché tra il XVI e il XIX secolo questa è l'area in blu in cui vi sono i fedeli della Chiesa greco-cattolica. Oggi, per dirvene una, i fedeli della Chiesa greco-cattolica sono concentrati in realtà in quest'area qui, che è l'area dell'Ucraina occidentale. Perché? Perché prima di tutto vi è una resistenza in una parte dell'attuale Ucraina, che è la parte che oggi noi sentiamo nelle notizie e anche in televisione, questa città Zaporizhia, che purtroppo è uno dei centri dello scontro in atto, era il centro di aggregazione dei cosacchi. Chi erano i cosacchi? I cosacchi sono un interessantissimo gruppo socio-etnoculturale, potremmo definirlo. Si tratta essenzialmente di uomini scappati dalla durezza del selvaggio, della servitù della gleba, verso il Don, quindi un fiume russo, e verso il Dnieper, e che costituivano compagnie, cosacco probabilmente, in russo è Kazak, probabilmente stava a significare uomo libero ed è una parola di origine turca, e vi erano cosacchi addirittura di origine tatara, origine polacca e così via, e che vedevano nel combattimento e nell'ortodossia i propri principi ispiratori. Nel corso del XVI secolo, mentre la Chiesa Uniate si rafforza, al tempo stesso emerge sempre più la volontà da parte cosacca di ribellarsi al dominio polacco e di controllare vaste aree di quella che oggi è l'Ucraina. Il cosacco che vediamo qui a cavallo è Bogdan Khmelnytskyj, il monumento è di fine 800, inizio 900, ed è un monumento importante per un certo tipo di retorica, ora ci arrivo. Bogdan Khmelnytskyj, che pare aver ispirato Taras Bulba a Nicolai Gogol per i suoi racconti di Mirgorod, Khmelnytskyj guida una vera e propria guerra contro i polacchi. Però il problema è che la Polonia dell'epoca era uno stato, i cosacchi non avevano uno Stato. Richiedono l'aiuto allo zar Alexei, che all'epoca governava su quella che veniva chiamata o Moscovia o Rossica, cioè Russia, e nel 1654 viene celebrata l'unione di Pere Yaslav, dove i cosacchi accettano, secondo loro, di avere un'alleanza con lo zar, secondo lo zar, di essere sottomessi a Mosca. Questa differenza di interpretazioni è importante, perché poi darà la stura ad altri momenti
di scontro soltanto 55 anni dopo, un altro atamano, gli atamani sono i capi dei cosacchi, Ivan Mazepa, decide di schierarsi con gli svedesi contro Pietro il Grande. E per questo, uno dei termini utilizzati contro gli ucraini, contro i nazionalisti ucraini all'inizio del Novecento, è mazepista, cioè sostenitore di Mazepa. Nel 1654, quindi, viene stabilita questa alleanza o questa sottomissione, a voi la scelta cosa vi piace di più, che caccia i polacchi dalla riva sinistra dell'Ucraina, però permette anche di avere uno stato autonomo, una sorta di protettorato che dura per quasi un secolo e mezzo. L'etmanato, etmanato da Getman, che vuol dire appunto atamano, che dal 1654 fino alla fine degli anni 60 del 700, occupa una parte dell'Ucraina della riva sinistra, quindi ha come capitale Kiev. E ha anche un'organizzazione di tipo militare statale. Infatti la bandiera dell'Etmanato, se vedete il cosacco con il moschetto, con i colori che potete, come potete ben vedere, poi sono stati ripresi dalla bandiera ucraina. Che cosa porta alla liquidazione dell'etmanato? Uno, la sempre più progressiva integrazione della nobiltà cosacca nell'elite russa. E nell'etmanato non esisteva la servitù della gleba. Integrandosi nell'elite russa e abolendo l'etmanato, vi era la possibilità di ottenere la servitù della gleba. Due, il fatto che i processi di centralizzazione e di costruzione non più della Moscovia, ma dell'Impero Russo, Pietro il Grande proclama nel 1721 l'Impero Russo, vengono portati all'esasperazione da Caterina la Grande, che fa essenzialmente due cose nei territori che oggi fanno parte dell'Ucraina. La prima è abolire l'etmanato. La seconda, nei territori che vengono annessi dalla Russia soprattutto durante la seconda spartizione della Polonia, lancia una campagna contro la Chiesa Uniata. Paolo I, il figlio poco amato da Caterina, addirittura dirà che gli Uniati non hanno senso di esistere perché ni riba ni miasa, non sono né carne né pesce, letteralmente. E questo tipo di politica contro gli Uniati durerà fino alla fine dell'Impero Russo, con tentativi di assimilazione e di conversione che in alcuni casi sfociano spesso anche nel ridicolo. La Russia si espande ad ovest nel corso del XVII secolo e lo fa in modo molto molto forte. Come vedete, questa è l'area in rosso nella seconda cartina che viene annessa da Caterina la Grande, assieme a quella cosacca. E quindi ci sono non solo i cosacchi a far parte integralmente dell'impero russo, poi sui cosacchi ci sarebbe molto da dire perché vengono spostati, vengono messi, rimessi, ricollocati, eccetera.
Gli altri, i contadini ucraini che non sapevano di essere ancora di essere ucraini, ma sapevano benissimo di essere, come loro dicevano, ruschi e grechi, cioè nel senso russi di fede greca, però più che altro qui va inteso come distinzione da quelli che erano i loro proprietari terrieri, che di solito erano nobiltà polacca, vengono integrati nell'impero. L'impero russo da questo punto di vista era molto particolare perché non si serviva dell'espropriazione delle terre, questo lo comincia a fare nell'Ottocento, o nello sterminio dell'élite. Si prova sempre a trovare un accordo, tant'è che questo lo si vede anche in quello che è il titolo che avevano gli imperatori di Russia, che non erano solo imperatori, ma erano zar di Mosca, di Tver, di Ryazan, khan di Astrakhan e di Kazan, granduca di Finlandia, protettore di Estonia, eccetera, eccetera, eccetera. Ad esempio, la nobiltà tedesca nei paesi baltici, in quelli che oggi sono i paesi baltici, gioca un ruolo fondamentale nell'equilibrio istituzionale dell'impero russo. La nobiltà polacca, nonostante i polacchi venissero visti come i veri e propri nemici della fede ortodossa, però la nobiltà polacca non vengono toccate le proprie prerogative, né tantomeno viene privata di territori o proprietà. Il fatto che vi sia un'espansione del genere e che vi siano milioni di contadini che non sono proprio uguali ai russi che vivono nei governatorati centrali della Russia, ma al tempo stesso non sono nemmeno uguali ai polacchi, crea le basi per qualcosa che nel XIX secolo viene, il XIX secolo, il secolo delle nazioni, il secolo della riscoperta del folklore. E in Ucraina questo avviene. Avviene che cosa? Prima di tutto vengono pubblicati racconti, favole, canzoni che erano state raccolte da studiosi, spesso dilettanti, andando in giro per i villaggi. Un primo gruppo di intellettuali che è diretto, che vede come una delle sue principali figure questo uomo che vedete qui con questi baffoni, Taras Shevchenko, pittore e poeta considerato il padre della lingua e della cultura ucraina moderna, fonda nel 1847 a Kiev la Confraternita dei Santi Cirillo e Metodio, una riorganizzazione cristiano-socialisteggiante che voleva trasformare l'impero russo in una confederazione libera di popoli slavi. Solo che il problema è che quelli sono gli anni di Nicola I, zar particolarmente attento alle questioni d'ordine. Shevchenko, assieme ai suoi compagni, viene condannato alla carcere e poi alla deportazione, viene mandato come soldato semplice a Orenburg e vi è quindi la prima forte preoccupazione verso l'emergere di un'identità diversa. Anche perché le autorità locali non avevano fatto nulla per impedire, ma anzi avevano favorito l'emergere di un'identità locale. Questo è spiegato molto bene in una monografia, secondo me ancora oggi molto valida, uscita nel 2013, che è la monografia di Faith Hillis, che insegna alla Università di Chicago, che si chiama Children of Russ. E in questa monografia, Faith indica
in modo molto attento che il problema era che vi era stato un tentativo di avere una costruzione di un'identità diversa da quella che era l'identità polacca, che era prevalente soprattutto in una città come Kiev, che era però andato a fallire e che aveva suscitato anche anche come reazione il fatto che non si fosse più un'identità piccolo rossa, ma la rossa, quindi un'identità comunque all'interno della grande cornice del mondo russo, ma un'identità distinta e separata. Dopo di loro, all'inizio degli anni 60, dopo che ha aperto a Kiev l'Università Imperiale di San Vladimiro, che andava a sostituire l'Università di Vilno, che era stata chiusa perché accusata di essere sotto l'influenza polacca, un gruppo di studenti aveva deciso di adottare i costumi e la modalità di vita dei contadini ucraini. Vennero chiamati sprezzatamente clopomani, cioè amanti dei contadini. Alcuni di loro, che erano dei cattolici polacchi, addirittura si convertirono all'ortodossia e adottarono quindi questa identità ucraina. Il problema fu che scusatemi, nel 1863 scoppia una seconda rivolta polacca, la Polonia era stata definitivamente annessa all'impero russo nel 1815, che divampa anche nelle province che oggi fanno parte dell'Ucraina. Quindi da parte di Alessandro II, allora da qualche anno diventato zar, vi era il timore che i clopomani fossero un ponte fra la gioventù e la causa nazionale polacca. E questo smonta anche un altro mito proposto da Putin, che è il mito dell'identità nazionale ucraina costruita dai polacchi. Allo stesso tempo, vi era una parte dell'Ucraina, la Galizia orientale, oggi l'Ucraina occidentale, la regione attorno a Leopoli, che dal 1795 era sotto l'impero austriaco. Anche lì vi sono movimenti di riscoperta del folklore, vi erano contatti transfrontalieri molto importanti, anche perché poi parlavano la stessa lingua. Spesso clopomani o ricercatori del folklore ucraino, particolarmente perseguitati in Russia, si rifugiavano al di là del confine austriaco e in questo modo ottenevano maggiore libertà di espressione. Vi erano varie tendenze nella Galizia austriaca, vi era una forte presenza polacca, soprattutto a livello di elite, vi era una tendenza filorussa, però molto conservatrice e che adottava la lingua letteraria russa e non, a differenza dei clopomani e poi dei narodniki, cioè dei populisti ucraini, dei populisti, la lingua delle campagne, e poi c'erano appunto gli ucraini. Quando nel 1867 l'Austria diventa l'Austria-Ungheria e viene adottato un sistema costituzionale e vengono nelle varie regioni dell'impero vengono organizzate le prime elezioni, gli ucraini partecipano
saranno presenti in tutte le legislazioni della dieta di Galizia e poi della dieta imperiale fino al 1918. Mentre in Russia nel 1864 con la circolare Valuev emanata dal ministro dell'istruzione Valuev e nel 1876 con l'editto di Ems di Alessandro II veniva vietato qualsiasi possibile utilizzo della lingua piccolorussa, cioè ucraina, dicendo che non esisteva, nella Galizia austriaca venivano pubblicati libri, venivano pubblicati giornali. Veniva organizzata una rete di sale di lettura e di biblioteche sotto la guida dei populisti ucraini e questa associazione esiste ancora oggi, l'associazione Prosvita, che è un'associazione che promuove la cultura ucraina. Dall'altro lato, però, vi era anche chi si considerava un patriota del posto. Si considerava un piccolo russo e non un ucraino, facente parte della. Questo è un concetto abbastanza complesso per chi non è addentro alla logica del nazionalismo russo, della triplice nazione russa. Allora, secondo l'idea promossa sia a livello ufficiale, sia in modo crescente dei circoli conservatori e nazionali nella Russia dell'Ottocento, vi era una grande nazione russa che aveva tre rami, come se fosse un albero. Un ramo era rappresentato dai velicorossi, cioè i grandi russi, che sono i russi di oggi. Un altro ramo era rappresentato dai malarossi, i piccolorussi, cioè gli ucraini di oggi, e un altro ramo dai bielorusski, cioè i russi bianchi, cioè i bielorussi di oggi. Questo tipo di idea si basava su una comune idea di eredità del passato, sul fatto che la maggior parte delle persone appartenenti a questi tre gruppi professasse la religione ortodossa e vedeva in chi adottava un'identità separata, fosse essa confessionale o nazionale, un traditore. Il 1 luglio del 1864 esce il primo numero di un quotidiano che conosco a memoria, purtroppo, che si chiama il Kevlianin, cioè il Keviano. Il quotidiano è fondato da un professore di storia dell'Università di San Vladimiro, Vitali Shulgin, che aveva cominciato anche lui con il folklore, ma che si era sempre più indirizzato verso la fedeltà a Pietroburgo e la fedeltà alla nazione russa. Il primo editoriale afferma quelli che sono i principi del giornale, che diventa di fatto uno dei primi riferimenti del nazionalismo russo nell'impero zarista. E si chiude affermando così: questa terra non è né Lituania né Polonia. Questa terra non è Ucraina. La nostra terra è russa, russa, russa. Ripetuta tre volte. Vitali Shulgin muore nel 1878, quando nasce il figlio. In realtà non era proprio il figlio illegittimo, ma questa è un'altra storia. Vassili Shulgin, che vedete qui con il colbacco a leggere il Kevlianin. Shulgin è una figura fondamentale del nazionalismo russo e io sono convinto, fatto anche un po' di analisi testuale, che gli speechwriter di Putin abbiano utilizzato molti suoi scritti.
Shulgin nel 1906 diventa deputato della seconda Duma di Stato e subito si afferma come uno dei principali leader delle destre alla Duma. Dirige il Kevilianin e promuove una feroce campagna anti-ucraina e anche antisemita. Nel 1917 è lui, assieme a Guchkov, il leader di un altro partito importante, che era l'Unione del 17 ottobre, gli ottobristi, che va a prendere l'abdicazione di Nicola II a Pskov, sostenendo che dovesse essere un monarchico a prendere dalle mani dell'imperatore un atto così decisivo. Shulgin per tutta la sua vita molto lunga, muore a 99 anni, è molto avventurosa perché diventa, dopo la rivoluzione, uno dei principali organizzatori dei bianchi, ne organizza il controspionaggio, in esilio diventa un ammiratore di Mussolini. Riesce a tornare in Unione Sovietica in modo segreto, in realtà non sa che quella è un'operazione, una provocazione organizzata dall'allora GPU, cioè i servizi segreti dell'Unione Sovietica. Nel 1944 viene arrestato dall'Armata Rossa e mandato in Unione Sovietica, dove passerà la fine dei suoi giorni a Vladimir. E Shulgin manterrà sempre una posizione fortemente anti-ucraina. Richiama in ogni modo, descrive l'idea di identità nazionale ucraina come qualcosa di degenere, come qualcosa di innaturale, come una separazione dal corpo della madre russa. La cosa divertente però, e questo spesso succedeva in quell'epoca, è che un ramo della famiglia Shulgin e in contemporanea alla fondazione del Kevilianin nel 1864, quindi più o meno parliamo della metà dell'Ottocento, comincia a farsi chiamare Shulgin. E il nipote di Vassili Shulgin, Oleksandr Shulgin, diventa ministro degli esteri e poi presidente del governo ucraino in esilio dopo la rivoluzione d'ottobre. Quindi stessa famiglia, stesso cognome, diversa pronuncia, diverse identità, per farvi capire come non è mai semplice nei territori dell'Europa orientale scegliere quale, non è mai semplice la questione dell'identità e non sia mai una questione naturale, se possiamo parlare di identità nazionali naturali. L'ultima parte su cui mi voglio dedicare, poi casomai lascio un po' di spazio alle domande. Bella questa slide che non avevo messo, grazie, ma è restata vuota, sono davvero un maleducato. È sulla formazione dell'identità nazionale nella tarda età imperiale. Non parlo per ora dell'Unione Sovietica. Parlo però dei primi anni della formazione dell'Unione Sovietica perché sono importanti. E spiego il perché. L'identità nazionale ucraina nel 1905 riceve quello che oggi i virologi chiamerebbero un booster. E questo booster, mi sento molto Burioni in questo momento, e questo booster è dovuto al fatto di avere la possibilità con la rivoluzione del 1905 di uscire pubblicamente e di poter organizzare pubblicamente il proprio discorso politico. Emergono partiti moderati, emergono organizzazioni legate ai partiti centrali, ma ucraine. Penso allo storico medievista Ivan Lucitskij, che poi diventa uno dei leader del Partito Cadetto, o alla Spilna, che è l'organizzazione dei socialdemocratici ucraini,
che è federata con il Partito Operaio Socialdemocratico Russo. Me ne sono per tutti i gusti. Gli anarchici, qualcuno conoscerà Nestor Makhno, che comincia la propria parabola politica proprio nel 1905, adottano apertamente la lingua ucraina e la lingua russa, quindi si mantiene il contesto bilingue. E assieme a questo c'è il fatto che il 17 ottobre del 1905 lo zar è costretto a concedere il manifesto che permette la convocazione della Duma, cioè quindi del primo Parlamento della storia russa, Parlamento che non è esattamente un Parlamento, Parlamento che ha dei limiti, anche se detto fra noi, la Duma dell'epoca aveva molte più libertà e molte più prerogative della Duma di oggi nella Russia contemporanea, ed era molto più pluralista, che però permise, soprattutto nelle prime due Dume, di avere rappresentanti delle nazionalità non russe all'interno della Duma. Vi sono addirittura delle fotografie molto belle dell'apertura nel 1906 della prima Duma, in cui vi sono questi deputati contadini con i costumi nazionali, che fa capire anche la ricchezza etnoculturale dell'impero. La questione ucraina non diventa la principale perché la principale è la questione polacca in quel momento, ma è una delle questioni. Tant'è che quando nel 1907 il nuovo primo ministro Piotr Stolypin decide di sciogliere, far sciogliere la seconda Duma, e di dare mandato al suo segretario Sergej Krzyżanowski di scrivere una legge elettorale in grado di fornire una maggioranza favorevole allo zar e allo stesso Stolypin, uno dei primi temi è come ridurre la rappresentanza delle nazionalità non russe alla Duma. Quindi cosa succede? Succede che nel 1907, alla terza Duma, vengono eletti dai governatorati ucraini deputati appartenenti a quelle che sono le formazioni dell'estrema destra monarchica, che poi assumono un altro nome, diventano nazionalisti, ma questa è un'altra storia. In questo contesto gioca un ruolo fondamentale un'organizzazione locale che però raccoglieva più di 1.500 iscritti solo a Kiev, che è il Club dei nazionalisti russi di Kiev, che si basa sul Kivilanin e ruota attorno alle figure di Shulgin e di un altro intellettuale dell'epoca, Anatoly Savenko, che promuovono un discorso fortemente anti-ucraino. Arriviamo al 1900. Allo stesso tempo, gli ucraini, gli attivisti ucraini che restano dopo il 1907, o continuano a lavorare oppure vanno in Galizia. È il caso del ritorno di quello che è considerato il padre della storiografia ucraina, Mikhailo Hrusevskij, russo e Mikhailo Hrusevskij, che già negli anni 90 dell'Ottocento si era trasferito da Kiev a Leopoli, dove aveva ottenuto la cattedra di storia ucraina, era tornato nel 5 per provare a partecipare, a vedere qualcosa come andasse, e poi era tornato a Leopoli. Il 14 cambia tutto, perché vi è la grande mobilitazione. In Russia nel 1914 c'è un certo entusiasmo per la guerra, a differenza di oggi. Vi sono addirittura fotografie, abbiamo testimonianze, quando la sera in cui viene proclamata la guerra a San Pietroburgo vengono devastate le ambasciate di Austria-Ungheria e
e di Germania. Nel 1915 vi è un libro meraviglioso di uno storico americano, Eric Lore, che si chiama Nationalizing the Russian Empire, in cui racconta nel 1915 il pogrom antitedesco di Mosca che dura per giorni. Però sappiamo che la Prima Guerra Mondiale è una scommessa sulle nazioni. Vengono organizzate da parte austriaca, e questa è l'altra accusa di Putin, una unione per la liberazione dell'Ucraina. Allo stesso tempo, però, i russi, che conquistano la Galizia orientale, attuano politiche di russificazione forzata verso la popolazione locale, che viene costretta a convertirsi all'ortodossia, viene costretta ad adottare il russo. Il capo della Chiesa greco-cattolica, Andrei Sheptytsky, viene deportato e chiuso in un monastero a Vladimir, quindi lontanissimo da lì. Di questo ne ho scritto per un saggio su Contemporanea nel 2019, che si chiama La questione galiziana, nazionalismo russo. Quindi per ulteriori approfondimenti potete trovare là, non vi tedio ulteriormente perché penso che sto già parlando da un'infinità di tempo. Quando arriva il 1917, nel marzo del 17, avviene che, come in tutte le grandi città dell'impero, si organizzano i soviet, ma a Kiev si organizza anche la Rada. Rada vuol dire consiglio, come sapete, d'altronde, che vede la partecipazione di organizzazioni culturali, politiche, sociali, e che elegge come proprio presidente proprio Kruscevski. La Rada rivendica al governo provvisorio l'autonomia ucraina. E il governo provvisorio si rifiuta di concedere l'autonomia ucraina, rimandando la discussione all'Assemblea Costituente. Questo è importante perché? Perché arriviamo al punto finale del discorso di Putin, che Lenin ha creato l'Ucraina. Lenin non ha creato l'Ucraina, ma Lenin, che era uno che politicamente era abbastanza perspicace, aveva capito la dirompenza della questione nazionale per l'impero. E il fatto che vi fosse una frattura così forte tra Kiev e Pietrogrado, che aveva cambiato nome nel 14, e che fosse possibile entrarci, viene utilizzata ovviamente dai bolscevichi. Quando nell'ottobre, cioè il 7 novembre, i bolscevichi, assieme alla loro coalizione, i socialisti rivoluzionari di sinistra, anarchici, rivoluzionari, tout court, prende il potere, una delle prime cose che fanno, e questo può sembrare inquietante perché la firma è di un georgiano che si chiamava Iosif Giugashvili, che si firma fra parentesi Stalin, è la dichiarazione dei popoli della Russia, in cui si garantisce ai popoli dell'ex impero il diritto fino all'autodeterminazione totale. Attenzione, perché su questo vi è una discussione quanto fosse sincero. Da quello che sappiamo, però, nel 17 viene subito data l'indipendenza alla Finlandia, dove scoppia una guerra civile fra i rossi e i bianchi, e dove però non vi saranno mai violazioni della sovranità finlandese in quel periodo. Vero è anche che che anche nell'ex impero russo scoppia la guerra civile, però così. In Ucraina, in un solo momento, vi è la Repubblica Democratica Popolare Ucraina, proclamata dalla Rada, la Repubblica Socialista Sovietica di Ucraina, proclamata dai sostenitori
del nuovo ordine a Pietrogrado, e vi sono delle repubbliche locali. Una di queste oggi viene utilizzata anche qui in modo molto maldestro per rivendicare l'indipendenza del Donbass, che era la Repubblica di Donetsk e di Kryvyi Rih, ma che non ha nulla a che fare con quella. Viene anche perché nel contesto della rivoluzione russa, della guerra civile, sorgono repubbliche sovietiche in ogni dove, cioè anche in piccole città, in piccole cose del genere. Cosa succede con la guerra civile e con i primi anni del potere sovietico? Viene lanciata una politica che si chiama in russo korenizatsia. Noi in italiano possiamo tradurla come indigenizzazione. Che significa? Che, uno, l'impero non esiste più, esistono delle repubbliche e delle unità amministrative locali. A questo punto non più semplicemente divise per principi territoriali, ma anche per principi etnonazionali. Due, queste entità hanno quindi, assieme al russo, un'altra lingua ufficiale. In alcuni casi è molto semplice. I tatari del Volga, i bashkiri, e persino anche gli ucraini. In altri casi è più difficile, perché bisogna dare un alfabeto e una grammatica a queste lingue. È il caso degli Yakuti e di altri popoli. Nel caso dell'Ucraina, la politica è ancora più forte, sia perché da un lato vi era stato un forte movimento nazionale ucraino. Durante la guerra civile, Kiev cambia per 19 volte mano. E non solo fra bianchi e rossi, ma prima i tedeschi, poi i tedeschi insediano un regime ucrainizzante, chiamato anche questo Etmanato, ne racconta Bulgakov nella Guardia Bianca. Poi arriva il direttorato ucraino, poi arrivano i polacchi, poi arriva l'Armata Rossa, poi arrivano i bianchi e vabbè. Non vi faccio l'elenco perché è veramente lungo e rischio anche io stesso di confondermi, nonostante conosco abbastanza bene le vicende di quel periodo. E era impossibile pensare, a differenza di quello che crede Putin oggi, che Lenin potesse fare altrimenti, cioè ripristinare una Russia probabilmente più democratica, però nei confini dell'impero, perché non avrebbe retto. E la politica che viene lanciata qui è di ucrainizzazione. Significa che ogni tentativo di utilizzare il russo come lingua di direzione, diciamo così, andava combattuto. Nel 1925 viene mandato Lazar Kaganovich, che era uno dei funzionari più in vista del partito, braccio destro di Stalin in Ucraina, perché Kaganovich era un ebreo ucraino di lingua russa, come molti ebrei dell'impero russo che parlavano in Yiddish e in russo essenzialmente. E nel giro di 6 mesi, questo è raccontato molto bene dallo storico canadese Terry Martin in An Affirmative Action Empire, viene ucrainizzato l'intero apparato del Partito Comunista d'Ucraina. Addirittura alcuni studiosi parlano di nazionalcomunismo per quello che è l'esperimento ucraino. Martin riporta il dato che nel 1926 vi erano più pubblicazioni in ucraino a Kiev di quante ve ne fossero nel 2002. Oggi ovviamente la situazione è molto diversa. E questo tipo di politica lascia un'eredità lunga nella storia ucraina, nonostante i tentativi poi di fare parzialmente marcia indietro sull'ucraianizzazione, i tentativi di dare un ruolo maggiore alla lingua russa, scontri che avvengono durante tutto il periodo sovietico, negli anni 70. È famoso il caso del primo segretario
del Comitato Centrale del Partito Comunista Ucraino, Petrochest, che per un decennio di fatto ha una politica alquanto indipendente da Mosca e viene rimosso proprio per questo. Tra l'altro, faccio notare che nel 1945 alle Nazioni Unite l'Ucraina, assieme alla Bielorussia, ottiene subito un seggio. Oggi Putin sostiene che la sua operazione sia anche un'operazione di decomunistizzazione. Ha detto: vi faccio vedere io la decomunistizzazione. E subito è stata poi proposta una carta geografica dai media russi, dai media ovviamente russi schierati con il governo e con il potere, io ve la faccio vedere subito, in cui vengono messi i regali dell'Ucraina, una carta che mi si consente il termine un pochino giovanilistico, cringe da morire, perché è veramente molto molto brutta. Ora ve la faccio vedere un attimo, eccola qua. Allora, in questa carta noi vediamo che è scritto la parola padarchi, cioè regali per i non russisti. E vi sono quindi i regali. L'Ucraina, secondo la propaganda russa, sarebbe solo una piccola parte centrale dell'attuale paese. Poi ci sono i regali degli zar russi, quindi la parte settentrionale, i regali di Lenin, quindi la parte orientale e meridionale, i regali di Stalin che nel 1939 e poi nel 1945 prende sotto controllo la Galizia e la Volinia e la Bucovina, e nel 54 ovviamente Khrushchev che consegna la Crimea all'Ucraina. Ecco, vedete, quando si parla che vi è una costruzione di uno Stato, così, lo si fa per delegittimarlo e per legittimare la propria idea di poter conquistare quello Stato, perché quello Stato viene visto come un incidente della storia. E proprio per questo io ho voluto dedicare tanto tempo a vicende che oggi possono sembrarci lontane e secondarie, ma che in realtà provano a spiegare molto bene quello che è il discorso nazionale imperiale formatosi nella testa di Putin. E se avete domande, sarò felice di rispondere. Grazie mille Giovanni per questa panoramica sintetica da un lato, eppure sono tanti, tanti secoli che ci hai riassunto con la tua presentazione e quindi una panoramica non priva di complessità, di dettagli, in cui è evidente, insomma, ci hai fatto vedere, hai smontato in più punti il discorso di Putin, facendo vedere come è molto spesso quindi il tentativo e l'essere tentati di ricostruire la storia a proprio piacimento, saltando dei pezzi e cercando di non far vedere quali siano poi le lacune e invece appunto le complessità di tutta quella che è stata la storia ucraina e poi anche legata alla Polonia e alle politiche dello zar e poi dell'Unione Sovietica. Sicuramente se ci saranno domande, se ci sono domande, possiamo fare così, potete o scrivere in chat oppure possiamo anche dalla platea, naturalmente le possiamo dire live, oppure chi è sempre a casa e non vuole scrivere in chat può, volendo attivare il microfono, magari però ci si prenota, quindi scrivete pure in chat o una domanda oppure scrivete il testo della domanda e proviamo a rispondere. Spegni il microfono. Mentre aspettiamo che i team del corso ci facciano le domande, però vedo che già qualcuno c'è. Volevo sapere il nome, se ci dicevi di nuovo, o lo scrivi in chat, dello storico di Chicago su quel libro sulla storia dell'Ucraina, che potrebbe essere uno spunto interessante. Shulgin, ho capito bene, si chiama il fondatore del Kiev Lenin, se anche quello Sì, può. Shulgin, sì. Perfetto, perfetto.
Prego, allora andiamo alla prima domanda. Giulia, mi pare, la dottoressa Corra Murdasova. Prego, Giulia, può farla anche live. Grazie. Sì, buon pomeriggio, mi sentite? Ok, innanzitutto grazie mille per questo evento e grazie sia a Alessandra Carbone che a Giovanni Savino. E, la mia non è tanto una domanda quanto un voler capire meglio, perché non si è entrato in merito a questa cosa per un velo. Cioè, per quanto riguarda la ucrainizzazione, se non ricordo male, è stato anche un pretesto alla fine per avviare quella, diciamo, politica che è diventata tragedia del Holodomor ucraino, o sbaglio, se può Ma dire. In realtà è un po' diverso, perché l'Holodomor, che si connette nel ciclo delle grandi carestie dell'Unione Sovietica negli anni 30, dovute alla collettivizzazione e alla dekulakizzazione, comunque non vede una negazione dell'identità ucraina. Attenzione, questa è una cosa importante. Poi, io non sono un esperto di carestie, perché già mi occupo, credo, tanto di brutte cose. Anche la carestia, diciamo, no. Però non vi è stato una marcia indietro totale sull'ucrainizzazione. Vi sono stati però tentativi di, questo sì, centralizzare e rendere più conforme rispetto alla linea generale di Mosca quello che avveniva in Ucraina. Questo è vero. Però sono pressioni che avvenivano in tutta l'Unione Sovietica. Attenzione, perché nelle carestie, tra l'altro, vi è uno storico italiano che è uno dei principali esperti di questa carestia qui, Nicolò Pianciolla, la carestia in Kazakistan, che è quella che per in percentuale fa molti più morti. E tra l'altro una parte della popolazione kazaka lascia l'URSS per andare a rifugiarsi nel quello che all'epoca veniva chiamato Turkestan orientale, cioè l'attuale Xinjiang. Quindi così. Sì, è una questione sicuramente molto più complessa di quello che possiamo immaginare, di quello che possiamo dire. Però insomma la ringrazio per la risposta. Prego. Grazie Giulia, grazie mille. Simone, prego. Sì, intanto grazie per questo bel evento, grazie per Alessandra e ovviamente all'ospite Giovanni Savino. Io non sono un esperto di storia russa e faccio una domanda molto più, come dire, contingente, però ho seguito con attenzione questa panoramica storica e più volte nel corso delle sue riflessioni mi stavo domandando chi oggi può, visto che ci stanno provando in tanti, essere l'interlocutore di Putin. Nel senso che ci prova Macron, ci prova adesso Israele, ci provano in tanti, ma alla luce di queste considerazioni e anche della visione storica che ha Putin, chi può essere colui che può entrare in colloquio con lui concretamente? Grazie. Ma io credo che noi dobbiamo andare a pregare affinché Angela Merkel prenda e vada da Putin. È una mia convinzione personale. Perché? Perché la Merkel è stata in grado nell'ultimo decennio soprattutto di trovare una quadra fra Putin e l'Occidente. Da quello che si dice, io però non parlo tedesco, quindi sa, gliela dico come la leggo in russo e in altre lingue. Pare che la Merkel stia in secondo piano per non mettere in difficoltà Scholz. Però
Nella logica di Putin, Scholz è un interlocutore debole. Non gli riconosce la statura della Merkel, non gli riconosce l'esperienza, anche se parliamo ovviamente non di un ragazzino, però la logica di Putin è quella, non è che la si può cambiare, quindi probabilmente servirebbe la Merkel, una figura del genere. Oppure, non lo so, io dico la verità, io sono rimasto molto colpito dall'azione intrapresa da Papa Francesco quando si è recato in ambasciata. Io non sono cattolico e sono molto lontano dalla Chiesa cattolica, diciamo così, però mi è sembrata un'azione coraggiosa, un'azione di responsabilità, e credo che anche quel tipo di figura potrebbe intervenire. Oddio, il patriarca Kirill ha già detto, ha suonato la fanfara della guerra, tra l'altro questa cosa gli sta creando dei problemi con la Chiesa ortodossa ucraina che appartiene al patriarcato di Mosca, che ha smesso di ricordare il patriarca Kirill alla fine delle proprie cerimonie religiose. È un po' come se in Italia si smettesse dopo la messa di ricordare il nome del Papa, e però potrebbe essere anche Francesco una soluzione. Grazie. C'è una domanda dal pubblico in sala, quindi adesso la trasferiamo. Prego. Sì. Allora, la domanda la ripeto perché siamo senza microfono, del collega di lingua cinese Gianluigi Negro, che chiede se nel corso della storia russa, anche prima di Putin, ci sono state delle figure storiche al potere che abbiano promosso dei momenti di rottura particolarmente forti e controversi in un lato o nell'altro, e quando, insomma, se ho capito bene. E le reazioni del mondo, le reazioni sia all'interno dell'impero russo, della Russia e anche dell'esterno. Riguardo all'Ucraina, giusto? Sì, riguardo all'Ucraina. Ma allora, bisogna capire una cosa: nell'Ottocento e a inizio Novecento l'Ucraina esisteva e non esisteva per molti. Quindi essenzialmente le reazioni venivano fuori nell'impero austriaco. Perché? Perché nell'impero austriaco gli ucraini godevano di una certa libertà, politica, avevano propri deputati alla Dieta galiziana e al Reichsrat imperiale, e quindi potevano agire da questo punto di vista. L'interesse verso l'Ucraina da parte di altre potenze avviene successivamente, quindi già quando non c'è più l'impero zarista. E avviene successivamente perché? Perché fino al 1917 la Russia è in guerra in un'alleanza che è l'intesa, e quindi ovviamente nessuno andava a parlare delle sofferenze degli ucraini o delle sofferenze, che ne so, degli azeri, perché ovviamente si parlava delle sofferenze degli italiani sotto gli austriaci, delle sofferenze dei cechi e dei slovacchi sotto gli austriaci, dei polacchi sotto i tedeschi, eccetera, eccetera. Quindi all'epoca il dibattito è sempre stato fra Vienna, Leopoli e Pietroburgo. Nel 1913 vi è però un caso in cui un deputato nazionalista russo, il conte Vladimir Bobrinsky, che era il presidente dell'Associazione Galiziano-Russo di Beneficenza, che in realtà già da quel periodo serviva a mandare soldi per organizzare una possibile conquista russa, scrive una mail, nel 1913, buonanotte, scusatemi, papera proprio grandiosa, scrive una lettera al Times per denunciare le persecuzioni dei simpatizzanti russofili in Galizia.
e questo crea uno scambio di mail, Mail. di lettere, scusatemi, tra parte ucraina e parte russa sul Times. Interessante, un dibattito sul Times su una questione Sì, io mi chiedo interna ucraino-russa. il lettore inglese che cosa pensasse di questo Certo. scambio, però Molto interessante, grazie. Altre domande fra ragazzi, anche sulla, vuol dire, non per forza sulla storia così complessa dell'Ucraina, anche su quello che sta succedendo adesso. Ricordo che il professore fino a 48, 40 ore fa si trovava in Russia, insegnava in Russia, ha vissuto in Russia tantissimi anni e quindi può dirci qualcosa di più anche come testimone della situazione. Io intanto, mentre loro pensano, ho un'altra domanda, non sulla presentazione, ma da persona russista, persona che sta guardando impotente tutto quello che sta succedendo, e a me interessa molto in questo momento anche la reazione nei media russi, quelli che sono rimasti, su come poter raccontare questa situazione, visto che non si può usare la parola vaina, non si può usare la parola guerra, ormai dalla legge di qualche giorno fa, ogni fake news, e sappiamo che qualsiasi cosa potrebbe essere una fake news, potrebbe essere sanzionata, si rischiano fino a 15 anni di carcere. Io fino a qualche giorno fa seguivo come tutti Novaya Gazeta, Echo Maskvy, Dost, seguivamo Medusa. Oggi, fra i media allineati, Giovanni, che tanto sono rimasti più o meno solo quelli, quali consiglieresti comunque di seguire per leggere fra le righe un possibile, ecco, non aperto dissenso perché questo è impossibile, ma comunque quale testata potrebbe essere un pochino più, meno cringe, mi viene da dire, meno assurda, meno allineata in questa maniera così ridicola ormai, veramente speriamo in ridicolo. Ma io credo il Commersant, Commerso. perché Ria Novosti è un'agenzia di stampa, quindi va bene per i lanci di notizie, però il Commersant probabilmente è quella che ha. Anche perché nel Commersant lavorano giornalisti che si oppongono alla guerra, come il cronista Alexander Cerny. Che Cerny, non Ciorni, non chiedermi perché, non lo so, io l'ho conosciuto, quindi così, che scrive in modo abbastanza aperto per quello che può essere aperto, quindi il Bene. Commersante. Sì, devo dire che stamattina avevo proprio aperto il Commerçant, avevo guardato e non mi sembrava, sarà che insomma di fronte a Pierre Vicanal e tante altre cose mi è sembrato meno folle, ecco, come approccio alla storia, al narratif, come dicevi prima, alla narrazione di questi eventi. Domande, ragazzi, o a casa? Altro? Va bene, ci sarebbe da dire tantissimo e da chiederti tantissimo. Tra l'altro, ti abbiamo chiesto tanto anche a livello di sforzo polmonare, sappiamo che sei stato, insomma, so che non sei stato bene negli ultimi tempi, quindi ti auguro anche una pronta e piena guarigione. E, ti ringrazio ancora tantissimo, ringrazio tutti coloro che sono stati per quasi 2 ore con noi a sentire così dettagliata questa storia dei rapporti tra Ucraina e Russia. Grazie mille e alla prossima. Speriamo di Grazie, grazie mille a tutti e per qualsiasi cosa potete contattarmi. Io ho il mio canale su Telegram dove faccio sempre dublino, io come dicono i russi, cioè mando quello che viene pubblicato in russo e di solito ci metto anche un qualche commento mio e ovviamente traduco perché non italiano. tutti conoscono il Questo è vero, lo russo. volevo aggiungere, ti interrompo solo per tutti, perché è importante seguire il canale Telegram, non solo di Giovanni, ma anche di alcune altre di queste testate che ho nominato, perché l'informazione russa con i social tutti chiusi è migrata su Telegram, che al momento non è stato censurato. Quindi fate il profilo Telegram, seguite Novaya Gazeta per quanto possibile, Echo Maskvy e altre testate su Telegram e anche il professor Savino con Russia e altre sciocchezze.
Grazie mille, arrivederci. Arrivederci ancora. Arrivederci. Grazie, alla prossima, grazie mille.